Bella ragazzi, io sono Martex e vi do il benvenuto su una nuova guida di Fortnite. Una guida, un tutorial, non so che cosa stiamo andando a registrare. Mi trovo in compagnia di Nico, di Ucalabres e di Best Celiaco. Trovate loro link in descrizione ragazzi, perché fanno parte del mio team. Mi raccomando, supportate questi ragazzi che si stanno impegnando molto su YouTube. Salutate dai, ragazzi, un salutino dai. Non vado al lavoro per registrare questo video, ma vabbè dai. Quindi... Vai, vieni licenziato. Ah, giusto. Ragazzi, bravo. Mentre stavo registrando il video dei carrelli, ho scoperto una cosa che si trova qui a sponde del saccheggio. Una sorta di discoteca. Una nuova discoteca. Ho sentito una nuova musica e mi sono precipitato là. Ascoltando sto sound, io che sono un DJ, raga. Subito attirato. Quindi spero andremo. La musicante. Spero che sia qualche canzone neomelodica. No, assolutamente no. Purtroppo. A parte che l'hanno pure modificata esteticamente fuori. La struttura. Vediamo. Ah, sì, sembra. È vero. Boh, non sembra lo so. Tipo il coso del rifugio dei nemici. Sì, è vero. Sembra la parte in più che c'è su quel teschio. Sì. Quindi, raga, c'è questa nuova discoteca che hanno implementato oggi con l'update del 30 maggio. E se notate, ci sono quattro piattaforme specchiate ad ogni angolo del quadrato, si può dire. Quindi ho dedotto io. Sì, bravo. Bravissimo, bravissimo. Se voi notate, ogni volta che qualcuno balla su questa piattaforma specchiata si attiva una linea che va al centro di questa palla da discoteca. Proviamo a farlo, vediamo simultaneamente ragazzi che succede. Vai. Non so che cosa succederà ragazzi, sarà sicuramente una cazzata. Fai il countdown prima che... Date voi al via, raga. Al mio 3, 1, 2, 3. Che sta succedendo qua? Oh, una maledizione. Che cazzo sta succedendo qua, raga? Oddio. No, è una bella trovata, ma secondo me ci sarà un qualcosa di segreto che si può fare pure con i carrelli. Assolutamente, Fra, assolutamente. Yeah. Sì, raga, secondo me, come diceva Fra, sarà una sorta di nuova missione, magari prossima settimana. Oh, che cosa c'è qua? Giannis, che cazzo è sto coso? Ah, è un... Ai. Quindi boys, magari questa si è rivelata una prossima sfida che sarà implementata settimana prossima. Magari, che ne so, ci sarà scritto balla assieme ai tuoi compagni di squadra, oppure attiva la palla della discoteca. Non lo so, può essere qualsiasi cosa, raga. In ogni caso se l'hanno messo ci sarà un motivo. Sì, ogni volta mettono 6 discoteche in punti diversi nella mappa. Ogni volta una discoteca nuova. Easter egg. Quindi ragazzi, è stato un video abbastanza corto. Vi abbiamo mostrato questo easter egg, appunto, come dice Ucalabres. Sali. Dov'è? Dove non siete? È ancora finito, signori. Ah, eccolo, eccolo. Dobbiamo ballare sulla piattaforma. Col... Oh, era maledizione. Andiamo, dai, pure in due, vai. Ai, però non mi spinge, che mi fai male. Non mi legami. Sale. Non sale. Cos'è? Il pulmino, non è un carrello. Ma scusate, aspettate che entra un po' d'aria fredda e non mi... Che bordello però che c'è, raga. Non si sente nulla. Sì. Ma aspetta, il carrello se lo metto qua. Sale con tutta la palla. Oh, se sale con tutta la palla. No. No, non sale. Esplode il carrello. Raga, abbiamo riparato la discoteca. Butta pezziere. 3 hours later. Scendiamo? Sì. Ma che mentre che suono, mentre suono la chitarra. Ma aspetta, devo girare. No! Vai. Era malizia. Quindi ragazzi, era un video un po' a caso, vi abbiamo mostrato qualcosa che è stato implementato da pochissimo all'interno del game. Spero che abbiate apprezzato questo video in compagnia di Calabres, Best Celiaco e Nico Inter. Mi raccomando, lasciate un bel like, commentate qua sotto se avete idee su qualcos'altro, oppure dubbi, domande, su qualsiasi cosa vogliate ragazzi. Un salutone da me, Martex. E da tutti noi. Ciao. Ciao. See ya, brothers.